Certamente, io per, diciamo invece Loredana, tu ti scontri giornalmente, effettivamente forse più di loro, con quelli che sono i tabù della gente, ma soprattutto forse spesso sono tabù ostentati tante volte, magari nascosti da una certa ipocrisia. No, secondo me ci sono molti tabù, ma non sono i classici tabù che mi preoccupano. Nel senso, i tabù di cui si parlava prima, di cui parlava prima Carolina, quelli da comunque giocosamente affrontare con la trasgressione, quelli possono essere appunto un sano e giocoso scoperta del proprio io, del proprio modo di essere. Quello che mi preoccupa è che in realtà, ho visto anche parlando con la gente, appunto dialogando con la gente per iscritto, col forum, con le lettere, così, che non c'è conoscenza proprio del corpo, della sessualità, c'è assolutamente ignoranza. Questa è la cosa preoccupante. Cioè, le cose basilari non è che non si fanno perché c'è il tabù, perché non si conoscono. Perché l'uomo non conosce la donna, degli uomini mi chiedono: ah, io vorrei con la mia donna affrontare certi argomenti, vorrei questo, vorrei quello, vorrei quell'altro. Oppure anche delle donne mi scrivono, sono cose basilari, io dico, ma parlate, affrontate fra di voi, insomma, giocate, vedete quello che vi piace. Niente, non c'è assolutamente, non c'è proprio conoscenza. Però a parte questo, con quanta ipocrisia ti scontri? Vabbè, quella è naturale, c'è un modo doppio di vivere anche l'erotismo e tante altre cose, però parliamo di erotismo, allora, quello pubblico, in certi locali non ci vado, certe trasmissioni non le vedo, quello non lo faccio, e quello invece privato, che è più radicato, più profondo, che conosce a memoria, che ne so, tutte le attrici, tutti i video che sono stati realizzati, più o meno sexy, oppure che frequenta i locali, perché i locali comunque, l'evoluzione in questo senso lo sto notando, i locali prima erano più luoghi veramente del tabù, i luoghi della perversione, dove uno, sai, va dal night, era una cosa impegnativa, una cosa un po' da nascondere, oppure da farci il bello tra gli amici. Invece adesso magari i locali stanno diventando quasi una discoteca sexy. Lo vedo pure nel locale che abbiamo a Rieti. E sono a metà strada, diciamo, tra il lap dance, lo spettacolo erotico, anche il posto dove uno può andare, bere una cosa, stare con gli amici. E non per forza, insomma, un posto buio, un altro misterioso così. Questa ipocrisia, comunque, questo berbenismo, tu lo chiaramente lo limitavi alla sfera, diciamo, maschile in genere, dal come ne parlavi. Quanto influisce il comportamento di una donna, delle donne in generale, su questo comportamento degli uomini? Le donne stanno crescendo molto più rapidamente degli uomini, insomma, perché hanno più curiosità e voglia di affrontare, però sono costrette da una cultura secolare di condanna, di non potersi esporre anche come un pensiero. Infatti è importante libri come questi, appunto, si parla in modo giocoso, ironico della sessualità e si affronta l'argomento, perché per me, io continuo a pensarla come pensava David Herbert Lawrence, che diceva che l'unico insano vero tabù è il vivere il sesso e il non vivere il sesso come fatto naturale e positivo. E lui diceva, puoi essere sconcio quanto vuoi, perverso quanto vuoi, però, e te lo lasceranno fare. Ma se vorrai usare il tuo sesso così com'è, non te lo lasceranno fare. Purtroppo ancora adesso è questo, è quello che io sento. Infatti per me la parola trasgressione non esiste, perché io non mi sento trasgressiva, io vivo me stessa, vivo le mie fantasie, che possono essere più caste o meno caste a seconda della mia fase storica, insomma, del mio vissuto. Ma poi c'è anche da dire una cosa, scusa se ti interrompo, e questo io lo posso dire appunto dal segreto delle sedute, che ci sono molte persone che con la propria compagna o con il proprio compagno si comportano in un modo, sì, e con l'altro compagno o con l'altra compagna si comportano in un modo, sì, completamente, sì, diverso. Quindi è il ruolo che rappresenta, è una questione non di genere ma di ruolo, è il ruolo che rappresenta la persona che hai di fronte, per cui tu ti comporti a seconda della persona che hai di fronte e nascondi all'altra quello che in realtà è una parte di te. E questo capita spessissimo, e quindi
diventa un tabù nel momento in cui tu nascondi e quindi non fai apparire quello che in realtà sei alla persona che ami. E ti vergogni quasi di parlarne o di affrontare certi argomenti. È in questo che vanno aiutati in terapia tutti coloro i quali hanno dei problemi, perché indubbiamente sono persone che hanno dei problemi. Sì, sì, come dicevo, che non sanno vivere i propri desideri, ma è che non sanno neanche ben comunicarli, voglio dire. Anche perché eventualmente le cose di cui vergognarsi sono ben altre. Bene, ci fermiamo ancora per un attimo, una manciata di secondi per la pubblicità, poi ritorniamo subito in studio a parlare ancora di Carolina Cutolo. Porno romantica è il titolo del libro, 7° posto nella classifica delle vendite dei libri più venduti. Fazzi editore, l'editore. La settimana scorsa, adesso è cresciuto di nuovo. Sono i dati, gli ultimi. Mi ha corretto dati. Molto un grande. No, perché come l'hai detto sembra che sia il 7° più venduto nel mondo, invece bisogna, insomma, limitare giustamente. Settimanale. Esatto. La classifica settimanale, appunto, la settimana scorsa. Italiana. Bene. Linea regia, pubblicità, ritorniamo subito in studio. Chissà tu quante donne ci avrai avuto nella tua vita. Molteplici, però più che donne sono state avventure, episodi, meteore. E con gli uomini? Come con gli uomini? Ma me l'hai detto tu che hai fatto anche questo tipo di esperienza. Sì, sì, ma molto tempo fa ero molto giovane, inesperto. Fu un marinaio genovese d'origine bisessuale che si approfittò di me. Fu un'esperienza amara, cruda. Tu mi dirai che cosa ho provato. Soltanto schifo e dolore. Radio Roma, al centro delle tue emozioni. Ed eccoci ancora in studio, naturalmente stiamo parlando con Carolina Cutolo, con Loredana Bontempi e Irene Bozzi di Porno Romantica. Porno Romantica, il libro, però poi stiamo affrontando l'argomento in toto, diciamo. Porno Romantica è il titolo, appunto, che Carolina ha dato a questo libro, che poi sta diventando quasi una corrente di pensiero, appunto queste due parole apparentemente inconciliabili, invece da quello che sta emergendo, appunto, dalla discussione animata qui in studio, effettivamente sono perfettamente conciliabili. Parliamo appunto di tabù, Carolina. Diciamo, questi tabù, quanti ne hai visti, quanti ne hai sentiti più che visti, e ne hai letti sul tuo blog prima di iniziare la stesura poi del libro? Ma guarda, la cosa bella di questo blog, per cui io sono molto grata ai lettori che poi si sono messi in contatto con me, è che non so se forse per i toni scherzosi con cui affronto queste tematiche e per il fatto ad esempio di non fare un sermone contro un determinato tabù, ma divertirmi a scandagliarlo, lo prendo in giro, quindi è già un approccio leggero, certo, la questione. Quindi le persone che si mettono in contatto con me, di fatto il 95%, se posso dare una percentuale così grosso modo, sono comunque persone molto curiose sessualmente, molto capaci di mettersi in discussione, che già perché si mettono in contatto con me magari mi fanno una domanda, comunque è una domanda che già si sono posti per conto loro, quindi sono persone che rispetto al tabù hanno già un approccio positivo. La bassissima percentuale di persone che invece il loro tabù me l'hanno espresso magari attaccandomi, innanzitutto sono uomini, e sono uomini che magari mi hanno detto: una donna non dovrebbe esprimersi in questo modo, perché poi io tra l'altro non sono neanche particolarmente volgare, non è che voglio scioccare a tutti i costi. A cosa si riferisce?